Ah, trarre il massimo dalle avversità, una cosa che faccio fin troppo spesso su questo gioco. Ehi, hey, gente, questo è il Bevoso Kai con questo nuovo video. Ritorniamo con Darkest Dungeon 2, con l'atto 4, ragazzi. Puntata precedente avevamo perso Paracelsus. Spero che... L'unica cosa che spero... L'unica cosa che spero è che, nonostante sia morta, si sia persa solo il ricordo, ma tutti, diciamo, i tratti positivi e i negativi. Almeno i tratti positivi siano rimasti. In ogni caso, abbiamo completato per l'appunto l'atto 3, un atto piuttosto tosto nella parte finale, più che altro. Il boss finale è stato veramente, veramente tosto. Più che altro era molto severo e ovviamente, non sapendo che cosa mi aspettasse, non avevo i personaggi giusti, non c'era nessuno che potesse diventare invisibile e nonostante la difesa di Barristan e le provocazioni che avevo, non bastavano lo stesso a salvare i personaggi più deboli, motivo per cui abbiamo perso per l'appunto Paracelsus. Ma ora riprendiamo l'avventura dove ci eravamo lasciati, quindi siamo qui nell'atto numero 4, che suppongo sarà ancora più difficile, ma noi ce la faremo. Quindi, un altro atto completato, 100 candele tutte da spendere al tabernacolo della speranza, questa è è una bella cosa. E non lo so, potrei sbloccare un altro personaggio. Quando ci svegliammo, la casa era vuota. I cadaveri strangolati dei partecipanti giacevano sul palchetto del piano inferiore, ognuno prostrato verso il punto della corona. Il nostro anfitrione era vistosamente assente. Io potevo malapena tollerare una tale oscenità, ma tu eri lì immobile, i tuoi occhi rifulgevano di ispirazione. Quel rituale fallimentare diventò la tua ossessione. Non riuscivi a vedere nient'altro da quel momento. Chi è questo tu? Cioè, ogni atto parla di qualcuno, di questo tu, che è la stessa persona, assistente di questo studioso, che inseguiva per l'appunto questa corona di ferro, che è per l'appunto la corona di ferro che vedete intorno alla fiamma, che si presume sia la fonte di ogni male, di ogni delirio di questa regione. Ma chi è questo costui che, di cui sta parlando, diciamo, questo tu, questo io? Chi è? Che cosa fa? Cioè, suppongo lo scopriremo nel prossimo atto che cosa ha combinato, ma chi è? Chi è questo maledetto? È il sopravvissuto del capitolo 1. Può darsi che sia il sopravvissuto del primo Darkest Dungeon? Non ci credo. Vabbè, lo scopriremo. Non voglio far lavorare troppo il mio cervello. I tuoi eroi hanno ricordi da equipaggiare. Allora, è tosto qui, perché non so se sbloccare un altro personaggio. Audrey, ma Paracelsus no? Ti fa schifo? Va bene. Non c'è bisogno. No, lo volevo dare su di lui. Ah no, ce l'ha lui, già, ce l'ha giù a lui. Ok. Un baristano di Dismas li tengo, sono il mio fulcro. Paracelsus è forte, cioè è straforte. Dovrei fare una classifica dei personaggi più forti, anche se non li ho provati tutti. Io ora come ora mi sento proprio Dismas è forte, ma non cioè nei danni sì, ma non forte a livello di squadra quanto Barristano e Paracelsus, a parer mio. Paracelsus è molto versatile, ha dei danni tremendi con il veleno, nel tempo è ottimo contro i boss. Dismas fa i danni ed è, diciamo, molto, molto fragile, però diciamo che a Dismas darei una A magari, e a Barristan e a Paracelsus darei una A+. Audrey pure una A. Baldwin una B. Non è male, fa tanti danni, ma il gap più che altro è troppo ballerino. Certe volte ti fa 8 danni, certe volte te ne fa 40. È troppo imprevedibile questa cosa, a parer mio, e ti mette in grossi guai, perché magari ti aspetti un botto di danni e finisci per rimanere deluso. Allora, non so che cosa combinare onestamente. Più che altro mi dispiace per Paracelsus, mi sento veramente male. Avrei voluto evitare che morisse. Ah, è vero, lui è morto al primo boss. Dismas era morto al primo boss. Vi ricordate? Oh Cristo, è vero. Dismas era morto al primo boss. Quindi Paracelsus è la mia seconda perdita. Ecco perché lui è bloccato qui. Lui non era presente né a questi due. L'ho sbloccato solo nel terzo capitolo. Chiaro.
bask for a moment in the light of distant days. Questo che cos'è? Al momento no, ho usato una candela, ma al momento no. Vediamo. These are beaten, broken souls. Sguardo ungolante. And yet our fortunes lie with them. No, è stata tanta roba. Il cacciatore d'Italia è stato tanta roba. Anche se non era potenziato al massimo, ha fatto molta paura. Nulla da dire. Ascia rotante. Infligge 50% di danni in più quando un nemico va a fuoco. Impasse. Sembra molto versatile per le abilità che ha. Nel senso, gira di fronte a tutti i personaggi. Un colpo finale. Ornamento indelebile. Con colpo finale più 30% di danni per una regione. Beh, dura solo una regione, quindi. Non saprei. Potrei sbloccare Furia. Potrei provare Furia in questo capitolo al posto. Sì, dai, proviamo Furia. Anche se il giullare io lo adoro, cazzo. Ma perlomeno su Darkest Dungeon 1 io lo adoravo, il giullare. Fuggitiva non mi fido. Flagellatore pure su Darkest Dungeon lo adoravo. Occultista lo amavo per il suo 0-0 di critico. Guarigione di 0 di critico. È un meme di Darkest Dungeon quando lui fa guarigione critica di 0 vita. Vestale non sono mai stato un fan della Vestale. Ci sta, ma... è una CB per me, è proprio... ha degli stun, ha delle abilità buone, le cure sono infime. Diciamo è molto molto personaggio quando non hai nient'altro da prendere. Flagellatore o OP sottonico. Non so, forse prendo flagellatore. Solo che non lo saprei utilizzare su questo. Vabbè, nessuno lo saprei utilizzare. Fuggitiva. So che si basa sulle fiamme. Ma non lo so. Potrei provare la fuggitiva al posto di Paracelsus. Non saprei. Potrei, eh. Solo che i ricordi che ha sono pochi. Il giullare pure lo adoro. Ma proverei Furia in questo capitolo, giusto per destreggiarci. Diciamo Furia. Teeming markets, bustling streets. We delighted in the city's vitality. Perenne, per i ricordi, questo al momento non mi interessa. La costa intrepida. Allora, qui cosa abbiamo? Ingegnosità, più 12, questo è tanta roba. Costi di riparazione non mi interessa. L'arrivo alla baule dell'accademico, oggetto gratis casuale per migliorare. L'arrivo presso la locanda della valle, cioè praticamente parti con un botto di roba. L'arrivo presso l'ospedale, gli eroi ottengono 10 di salute e meno 1 di stress. 45, Cristo, è quella candela che ho utilizzato mi ritorna, ti rendi conto? Una cazzo di candela di merda. Slot oggetto? Ok. These wheels are invested with noble purpose. Guarda Teo. Every rotation, quella candela che ho utilizzato per errore mi costa. Porcaccia la mannaggia. Giro probabilità di candele presso i luoghi sulla mappa. Due slot dell'inventario. Maggior bottino quando si passa sopra i luoghi. Oggetto slot. Questo non è per niente male. Due slot nell'inventario. Hail the vessel of your deliverance. Ok, credo di aver deciso. Prestigio. Ma sì, prendiamo una skin. Questa è la modalità hardcore, da quel che vedo. Praticamente ti metti la fiamma infernale. Invece di mettere la fiamma normale, metti la fiamma infernale. E praticamente attivare la modalità hardcore. Più perdi, più la fiamma infernale diventa malvagia. Però più diventa difficile. Però diciamo intorno a questo puoi giocare e trasformare il gioco, diciamo, in un casino. Hai molta meno fortuna, però quelle poche volte che vinci, vinci alla grande. E questo fa la fiamma blu, la fiamma infernale. Ma io non ho voglia di... non sono mai stato un fan del... Sblocca tutti gli eroi per ottenere l'accesso alla montagna. Non sono mai stato un fan del... Sanctuary. As fleeting as seguire a il negativo star. Io seguo il gioco con la fiamma lucente. Non mi serve la fiamma blu, non voglio quelle cagate lì. Io seguo il gioco per la via del bene. Comunque atto 4, ragazzi. Credo che sarà molto difficile. Ossessione, poi abbiamo ambizione. Effettivamente, quello che sto notando, adesso non mi ricordo i vari boss che ho fatto, il Diniego non me lo ricordo, però vedo che ogni boss rappresenta in maniera molto peculiare il capitolo che affronti. Ora, Ossessione era l'occhio e aveva l'abilità che si chiamava... Madonna, comunque Ossessione era praticamente
l'occhio che rappresentava come qualcuno tiene sempre sotto vista, cerca di tenere sempre sotto controllo qualcosa o qualcuno, e rappresenta ottimamente come boss quel personaggio. Poi c'era risentimento, il polmone. Risentimento, vi ricordate? C'era il polmone e tutto. Diniego non mi ricordo che boss fosse. Vediamo ambizione, ma sono sicuro che rappresenterà in qualche modo pienamente questo concetto. Le ricompense dell'ambizione sono schiacciate dalle proprie conseguenze. Profondo, ma non sono molto d'accordo. In autunno rifiutasti di iscriverti all'università per rintanarti in quell'edificio, ed io mi unii a te in un vano tentativo di mitigare le tue aspirazioni. In assenza di qualsiasi controllo accademico e vincolo morale, giurasti di raggiungere le più tetre profondità delle scienze occulte, di cogliere il segreto della corona di ferro prima di chiunque altro. La polarità tra di noi si capovolse. Io divenni il tuo riluttante assistente per decine di esperimenti deplorevoli. Non gli mostrano mai la sua faccia. La faccia di te, di me. Stretto dalla forza della sua ambizione. Il crocevia. Che non ci credo che veramente quella candela mi costi. Dovrei comprare la DLC Binding Blade per sbloccare il duellante, e l'altro è il Crusader, posso anche sbloccare il crociato. Non l'ho ancora comprato la DLC, costa letteralmente 10€ e devo farlo assolutamente per portare almeno il crociato in uno dei video. Il crociato è epico. Beneath bloodlust and fury there is emptiness. Posso metterne due? Magari. Dietro la furia del bramosia di sangue c'era vergogna, qualcosa. Ma la fare grigia, per cortesia. Stains the surgeon's hands. Che se. Ok, le varie professioni, vediamo. Lei, non saprei, zoofobia, paura degli animali, suppongo, delle bestie, fiere. Ok? Abilità non ne ha tante. Però lei si basa molto su far sanguinare i nemici e fare dei danni tremendi. 4-8 potenziato, 50% di danni in più quando ha critico. Ci sta, allora facciamo così. Dismas malvivente. La squadra non ha un nome, questa squadra? Perché di solito c'è il nome, i soliti sospetti. Making peace with adversity is the very essence of existence. Giusto. Fare pace con l'avversità è la vera essenza dell'esistenza. Giustissimo. Cambia percorso. Allora, questa volta proverei. Malvivente l'ho utilizzato prima. Non era male. Proverei tiratore scelto. Anche se non ho tutte le abilità, per cui. Per esempio, raffica e sparo micidiale, ma lo proverei. Tiratore scelto, mi piace. Se no, cos'altro ho? Mano gialla. Però tiratore scelto mi ispira. Invece tu, cos'hai? Fermo. Distruttrice, 20 di salute, 25 danni nella posizione numero 1. Inizio del turno, sanguina 3, col 25% di probabilità. Non lo so se li vale. Il danno sicuramente lo vale. Il danno assolutamente. Però lei dovrebbe avere un'abilità che si chiama Furia, che dovrebbe curarla da tutti gli status alterati. Furibonda, meno 20% di salute, più 10% di resistenza alla morte. Strazio di sanguamento. Quello è di sanguamento. Strazio stillante. Quindi sanguina e di sanguamento. Colpo sferzante. No, non c'è. Ok. Carcassa. Un ruolo in prima linea in grado di incassare colpi significativi. Cura 0-2 con colpo critico. All'inizio del round, cos'è questo? Ventata, scorreggio all'inizio del round, che cosa fa? Affanno, meno 33% di danni in meno, velocità ridotta per emblema affanno. I 3 per emblema affanno. Dura fino alla fine del combattimento. Fine del turno ottiene uno scudo al 75%. Un carro armato, insomma. Andrei per distruttrice. Tanto dovrei farcela, poi mal che vada mi prendo delle bende. Ok, tu sei tiratore scelto, lui partirà sempre di colpo di... pistola, 20% di salute, militare d'avanguardia, mi piace perché voglio usarlo con provocazione e risposta. E lei sarà... eh sì, è morta, ha perso tutto, riparte da capo, maledizione. Quindi quando un personaggio muore perde tutto. I ricordi sono rimasti, però ha perso tutto, quello che aveva bloccato tutto. Brutta storia. Chimista cerusica. Ruolo che potenzia incisione e guarigione a scapito del morbo. No, io voglio il morbo invece, hai capito proprio male. Io voglio proprio il morbo invece. Ok, quindi ti toglierei gas accecante, lo teniamo magari. Incisione lo togliamo, mettiamo granata pestante, vapori ricostituenti.
Sì, dai. Ok. Tu invece hai tutto. Loro dovrebbero essere rimasti intoccati perché non sono morti. Quindi sì, possiamo andare. Proviamo questo tiratore scelto e vediamo anche il barbaro. Baldwin mi piace come stile, come personaggio, ma non mi ha convinto totalmente. La rabbia. Questo era un bel posto una volta. Ma è ancora bello, se posso dire la mia, non è male. Se non fosse per gli zombie e i mostri che ci sono, sarebbe anche di più. Il vento percuote più aspramente l'altra sponda del ruscello. Scusa? Il bastione del vostro diniego sta cedendo. Allora, quanto abbiamo di velocità? 5, 5, 2, 4. Perché inizia prima lei? Non mi è chiara sta cosa. Uccidiamo lei per non prendere troppi danni da stress iniziali. Bingo bango. Mamma mia. Disintegrato proprio. Non male. 8 di danno. Non male. Non male. Difensore. Alla schivata, come mai? Come mai l'ha schivata? Guardia alta, all'inizio della battaglia uno ce l'ha irritata. Oh madonna, questa la devo bloccare. Questa è stupenda. Questa è stupenda. Ok, rappresaglia, fermezza, no. Difendi, difendi lui. Ah, indietreggia di due quando fa colpo a bruciapelo. Wow. Wow. Curto immondo, quindi avvelenato. Maledetto. Ok, questo dovrebbe fare più danni ora che c'è combo. Buono. Tu mi fai un avvelenamento su di lui. Cosa? Ha resistito, figlio di puttana. Ma scusami, tu non ci avevi alchimista? Cioè teoricamente dovresti avere più penetrazione. E voglio dire. Ah cacchio. Oh, utilizzarlo dalla terza posizione? Oh buon dio. Questo è bello. Solo due di sanguinamento? Allora fammi fermezza. Oppure no? Sì. Adesso è morto. La grande. La grande. Ah, le relazioni partono da zero. Che sfiga. Forse le relazioni partono da zero. Aspetta un attimo, se le relazioni partono da zero sono fregate. Fermi un attimo, ragazzo. Partono da zero le... Madonna mia, ho fatto un bordello per costruirle nella puntata precedente. Cristo iddio. E ripartiamo. E ripartiamo da... Ripartiamo da zero. Ho fatto un bel lavorone con le relazioni del capitolo precedente, eh. Toccalo! Ah, sì. Non ho trovato niente, ma era una questione di principio. Ok. Questa era... Non la possiamo neanche considerare regione. Secondo me questa zona ci sta solo nel primo... Nel primo... come si chiama? Ok. Soltanto nel primo capitolo, dopo non ha molto senso. Difesa. Anche questo potrei farlo, ma preferisco di gran lunga potenziare... le cose più interessanti. Vorrei potenziare questo. Sembra tanta roba. 50 di danni in più. Ma solo il danno potenzia? Potenzia solo il danno. E 5% di critico. Tristezza. Budica. Budica era tipo una barbara. Budica era... Adesso non mi ricordo esattamente, ma era in Inghilterra una specie di reginetta che ha dato un po' di problemi ai romani per conquistare la regione. Ok, non abbiamo carte da gioco. Sfortunatamente no. Niente carte da gioco. L'esercente. Ah. Meno 10% del rapporto positivo, meno 10% del rapporto negativo, meno male. Quindi, stessa cosa. Rimaniamo identici. Beh, questo mi piacerebbe, sai. Fanculo, prendiamo questo. Prendiamo questo, lo montiamo subito. Prendiamo 2 di whisky. Devo concentrarmi subito su un rapporto positivo. Probabilmente sarà Budica con Dismas. O Budica con Barista. Guarda Barista. Oh! Mamma mia, come sto. Oggi sto proprio una meraviglia, cazzo. Sì, facevo Dismas con Budica. Annulliamo il rapporto. 2 addirittura. Finisce sempre troppo in fretta, hai detto bene. Non c'è neanche... Vorresti far bere un marmocchio.
Ok, seleziona un percorso. Non ci andrò mai più qua. Mi sono beccato due malattie. L'ultima volta che sono andato, per farvi vedere, abbiamo attaccato il bambino, quello schifoso. Madonna mia, che boss tremendo. Ci abbiamo guadagnato solo due malattie. Il suo trofeo fa schifo e... abbiamo guadagnato solo due malattie. Lui, d'altro canto, il generale dormiente. Ma in realtà il generale dormiente potrebbe essere un grosso problema. Ci arrivo fino in fondo. Cigno di ferro. Con questa abilità ci arrivo fino in fondo. E lui a colpo di pistola. Mira attenta, se stesso critico. Bersaglio, colpo tracciante. Mi piace perché applica combo. Ma a colpo di pistola mi servirà molto di più se affrontiamo il generale dormiente. Eh sì, zio. Anche se squarcia bene, effettivamente. Ah, ci sta però. Facciamo colpo tracciante. O forse esecuzione. Pendente infido, dai. Ho degli oggetti. Allora tieni questo. Anche se... va bene, dai. Facciamo questo sprezzante, guarigione. Dismos non me lo posso far morire perché sprezzante mi ha salvato un botto di volte. Ok, abbiamo equipaggiato tutto. Credo che siamo pronti. Andiamo. Per la selva. No! No, dai, non me lo puoi dare al primo capitolo. No, io voglio utilizzare Budica, mi dispiace. Lo voglio però, mi dispiace. Non lo metterò mai al posto di Barristan. Barristan è troppo un eroe. La squadra. Bastardo. Bastardo maledetto. Poteva comparire adesso. Maledetto Suir. Avessi trovato delle carte nella locanda sarebbe stata... stupenda. Stupenda. La partita di carte migliora sempre la situazione. 60 leghe. Corna questa regione. Vabbè, sarà anche perché... ah! È una barzelletta. Così. Questo è proprio un dispetto. Non c'è alcun modo per descriverlo se non dispetto. I disperati. È un dispetto e basta. Vediamo se qualcuno di questi stronzi mi ripara. Oggetti della diligenza, cibo e fiamme. Vabbè, iniziamo già a farci odiare, E siamo proprio andare. Loro due non si vogliono affatto bene. Va bene, dai. Perché non ha guadagnato la simpatia di Budica se li stiamo aiutando? Piastra per le frittelle. Questo vale 50 nindoli, È un bel... guadagno. Poveri disgraziati. I giochi horror... no. Sono d'accordo con te, è una simple choice, perché il baule mi darebbe risorse, però... dove c'è un tesoro ci sono tante trappole. Andremo direttamente verso il covo. Il covo è già qui praticamente. Andiamo a sinistra, dai. Manteniamoci più ragazzuoli felici. Tanto Disma sei un vero ometto. Vedi che pure resistito allo stress. Mi sa che gli curo la rabbia. No, mi ha fatto la suina la rabbia nella battaglia contro il boss precedente. Quel 7% mi ha fregato una volta. Mi ha dato cecità così dal nulla. Mi ha alterato un pochino, quindi nessun perdono. Bende, fermo un attimo. Le bende. Diamo a te. Anche se preferirei a lui. Diamole a lui. Non ho mangiato. Sono un deficiente. Vabbè. I non morti. Nulla di cui preoccuparsi. Questa è morte certa. Ma che, ci ritiriamo? Madonna mia. Barristan sappiamo che avrà un rapporto negativo con la nostra amichetta. Zio, guardia alta. Zio mio. Faccia a faccia, se stesso avanti di uno, provocazione, rimane bloccata. Che schifo questa abilità. Che schifo questa abilità, veramente. Posso far sanguinare o non morto, siamo sicuri? Ok, questo lo faccio solo sui primi due. Tempo di ricarica, se stesso stanco. Bersaglio, debolezza. Li rimuove invisibilità, però anch'io avrò debolezza. Fanculo. Questa fa proprio schifo. Cigno di ferro è carino. Ok, è strano che abbia iniziato lei, Cristo e Dio. Scusami. Volevo che iniziasse lui. Con motivo. Ok. Bastardi luridi. Allora, difensore. Ovviamente su chi verrà attaccato. Sembra ovvio che se la prenderanno con lei. Colpo astuto. Cosa c'era di astuto in quel colpo?
sono perso la parte astuta del tuo colpo. Mi sono perso proprio la parte astuta. Bravo, ottimo lavoro, Frank. Perché c'è debolezza? Perché hai guadagnato debolezza? Per il colpo astuto? Bravo. Vediamo se riesce ancora a difenderlo questo ragazzuolo. 7 di danni, 7 di vita. Alla grande. Quello che mi piace vedere. No, si è messo di... Ah, cazzo. Pensavo difendesse l'altro, vabbè. Va bene lo stesso, dai. Va bene lo stesso. Colpo di pistola. 6 di danno. Avrei dovuto fare a fondo. Avrei dovuto fare a fondo. E la madonna. Fatto male, eh. Fatto proprio male quell'attacco. Ok. Non ho molto da utilizzare. Non so capire sta debolezza da dove arrivi. Credo sia colpo astuto, ma non ne sono completamente convinto. Ancora vivo sto maledetto. Lo devo uccidere però, eh. Perderà lo scudo, ma rimarrà ancora vivo il maledetto. Sai cosa? Fammi questo. No, morirà lo stesso. Vabbè, allora crepa. Allora crepa. Preso fuoco? Perché? Che sta succedendo? Perché la gente prende fuoco da un momento all'altro? Non riesco a capire. Che cazzo stia succedendo? Bene, colpo di grazia. E non ce l'ho dalle palle. Sono contrattacco però, eh. Cosa facciamo? Rappresaglia. Sentiremo gli attacchi di sto cretino. Questo mi farà sanguinare, suppongo. 9 di danno. Questo per la fiamma, suppongo. 10%. Non ho modo per colpire quello lì in fondo. Ma che cacchio. Ruggito barbarico. Anche questo funziona solo sui primi due. Ma che roba. Faccia a faccia. No, non ho modo per... Non ho modo per raggiungere. Anche Budica non mi sta proprio convincendo, se posso dire. Anche Budica non è che mi sta proprio convincendo come personaggio. Ok, colpo di pistola. Non si può utilizzare. Perché posizione non idonea? Solo dalla terza... Perché solo dalla terza posizione si può utilizzare? Credo sia colpa di quella merda qua, di tiratore scelto. Colpo di pistola. Oh buon Dio. Oh buon Dio. Difensore. Ma intanto verrà attaccato per forza lui. Perché ha provocazione. Mamma mia. Brutale. Brutale. Mi serve qualcosa per difendermi dal sanguinamento. Furia. Se la posizione è 1, meno 20% di resistenza alle malattie. Se la posizione è 2, più 30% di danni. Quando il colpo va a segno, abilita sfondamento. Raggiunge emblema di punto... un emblema di punto negativo. È più una scommessa. Ci sta il 30% di danni, ma tutto il resto che mi applica combo. Oasi, un luogo dove temperare, dove riposare praticamente. Che altro raccogliere l'acqua, quell'acqua serie. Ho la possibilità di raccogliere l'acqua. Sarà stupendo perché cura stress e 5 di salute. Quindi se riesco a raccogliere dell'acqua sarà stupendo. Perché te ne vuoi andare? Ho questione più... Ma è proprio stronzo, eh. Proprio stronza qui. Cioè, parla, se l'avrei dovuto lasciare a casa. Madonna mia. Guarda, risorse poche. Guarda, si odiano. Che maledetta. Guarda qua, è stupenda quest'acqua. Ma scusa, ma vuoi mettere? L'empietà freme. Ma ti fremo io. Ginocchiata sui denti, vedi come ti faccio fremere. Sì, lei ha bisogno di visitare un tempio, eh. Sì, un santuario della pace. Questa fa cagare. Questa non è male. Questa fa cagare. Era tipo il ruggito lì che si incazzava e curava tutte le... Il sanguinamento e l'avvelenamento. No. Assolutamente sì. No, dobbiamo fare il covo. Dobbiamo fare il covo, voglio affrontare il generale dormiente. Anche se non ho molti... Ah, cacchio. Questa non ci voleva. L'ho perso, maledizione. Il forte del generale. Prendiamoci già subito il trofeo nella prima regione. L'abbiamo sempre fatto quasi, eh. Nemici frettolosi, 4 di velocità. Ottimo. E vabbè.
Aia. This is no time to falter. Tua madre. Tua madre non è time. Ma perché agisci prima tu? Ma Cristo santo. No, me la prendo con Scarno. Con il signorino Scarna amato. La domanda è, difendiamo lei? Sì. Difendiamo Paracelsus, anche se non se lo merita. Che potenza. Che schivata. Bingo bango. Dai, me l'hai spostato di due indietro, maledizione. Però adesso risolviamo. Bravo. Adesso risolviamo, tranquillo ragazzo mio. Tagli veleno. Ah, riuscirà ad agire per un po' troppi turni. Odio il dardo perforante perché ignora gli scudi. Odio proprio. Fuori dai coglioni, maledetto. Fuori dai coglioni. Sai cosa ti faccio? Un bel cigno di ferro. Fuori dalle palle. Marrano che non sei altro. Marrano che non sei altro. Taglio atrofico. Ma ti atrofichitizzo io, maledetto. Ok, questo. Due turni è morto. Eh sì, perché c'è la protezione della morte. Il maledetto. Che cazzo è quella merda? Scusami, Oh, scudo! Dov'è lo scudo? Mi prendi per il culo. Ah. Non ce l'ha con lui, va. Dov'è lo scudo di sto deficiente? No, curalo, va. Non vuoi mi piagnucola. Bava Budica. Bava Budica. Non so che cosa combinare, onestamente. L'urlo. L'urlo è forse l'abilità più inutile che ho. Forse l'abilità più inutile che ho è l'urlo. Ok, questo fa ancora un turno. Ok, mi fa un bell'attacco su questo. Così ce lo leviamo. Ok, un bellissimo amico. Un bel attacco su di lui. Facciamo veramente pochi danni, Una cosa piuttosto terribile. Piuttosto terribile. Piuttosto tanto terribile. Ma voglio avere questo cazzo di scudo, ma non arriva. Voglio dire. Credo fosse colpa del ballestriere del cazzo, però non ha comunque senso. Non ha comunque senso. Colpo tracciante. Facciamo questo. Per mettere un po' di combo. Voglio un bel colpo dall'alto. Un bel colpo, Non posso curare nessuno? Solo lei. Allora fammi sto favore di uccidere. È inutile perdere tempo. Prosegui. Minchia, che schifo di bottino. Schifo di bottino. Ah, questo lo odio perché c'ha Perry. È il contrattacco il maledetto. Motivo per cui lo odio. Così come questi due, il balestrello sono veramente un dito in culo. Ok. Vai là. Ha resistito al sanguinare. Beh. 40% possiamo dire che sia tanto, dai. Diciamo così. Diciamo così. Bingo bango. Excellent work. Da paura, bro. Vai, fammi il colpo furbo. No, colpo dentellato. Fammi il colpo furbo, ti ho detto. Quello astuto. Bravo, geniale. Amico mio, geniale. Engard, il che vuol dire che mi farà due contrattacchi, ma il problema è che i suoi contrattacchi fanno male. Fanno molto male i suoi contrattacchi. Fanno un bel po' di male. Minchia. Minchia, sarò pietà proprio, Madonna mia. Sei brutale, Budica. Mo li farei veramente coso per farvi vedere quanti danni fa con contrattacco. Prende fuoco. Perché prende fuoco il mio nemico? Non riesco a capire che sta succedendo. Perché i miei nemici prendono fuoco? Cos'ho? Che cos'ho che dà fuoco ai miei nemici? Non che mi dia fastidio, ma voglio sapere perché sto facendo del male ai miei nemici. Ok, mo mi fa un bel attaccone. A noi due sta minchia, idiota. È ancora vivo sto coso. La domanda è, lo faccio sanguinare? Che cosa? Ha resistito, alla grande. Sono solo io adesso che sarò affannato. Fino alla fine del combattimento.
Ma che cagata. Fermezza. Va bene, perché tanto avevo scudo, era pianificato, non c'è nulla di cui preoccuparsi. E ora avrei voluto avere esecuzione, onestamente. Al prossimo turno dovrebbe crepare. Solo che curiamo lei. Curiamo lei perché adesso ci tocca il generale, non avremo tempo per cazzeggiare. Buono. Lama mordente, ora cerca di non agire per primo, cortesemente. Ciao, simpaticone. Non ne valsa la pena, se devo dire la mia. Ok. Questo, all'inizio della battaglia tutti gli alleati dietro guadagnano uno scudo. Se inizia per primo, ha debolezza. Questo, 2 di danno, questo è stupendo. Questo è stupendo, mi ricordo nel capitolo 2, nell'atto 2 mi ha accompagnato fino alla fine ed era letteralmente brutale. Perché questo 2 di danno toglie di tutto e di più. Le varie stack intendo. Dai, proseguiamo. Vediamo perché ci serve il trofeo. Adesso vediamo quanta vita c'è, 185 di vita. He has retreated. Ah. Undying into a dream. Fa paura, And there he must stay. Bingo bango. È immune al movimento il maledetto. È un pochino radicato, diciamo così, nel posto in cui si trova. Minchia, 7 di danno. Cristo santo, rischi di decimare l'umanità in questo modo. Sussurri inquietanti. Sussurrami a sta minchia, fratello mio. Sussurrami a sta ciola. Ok, ora si comincia la battaglia seria. Crescita inquietante. Ho 3 attacchi che teoricamente dovrebbero raggiungerlo fino in fondo. Non posso avanzare. La domanda è, li metto mira attenta? Faccio io mira attenta? No, perché sarebbe sprecato, perché in ogni caso devo attaccare la radice. E sfortunatamente ho lasciato l'attacco del coso lì. Facciamolo sanguinare. Innanzitutto. Sì, mettiamogli la combo, va. Diamo a Boudica l'opportunità di fare qualcosa di utile. Ah no, come non detto. Forse sarà lui. Colpisce tutte e due, granata pestante? Oh, direi proprio di sì. Granata pestante colpisce tutte e due, la grande. Questa è una cosa bellissima. Perché adesso posso attaccare di nuovo e... Cigno di ferro. Rimuovere un'altra radice. Oppure attacco lui. Sì. Mamma mia, un'altra combo brutale. 7 di danno. È brutale la sorella. È brutale, bro. Tieni un po' di bende. Se no, cosa l'ho presa a fare? Nessuno dubita di te. Quello sì che... Certe volte delle belle parole fanno una grossa differenza in combattimento. Adesso colpiamo questa radice. Brava radice. Il suolo si agita, questi prenderanno un danno critico tra poco. Purtroppo non ho modo per mitigare il suo danno. Il suo sì, ma il suo magari schiva l'attacco, dai. Cigno di ferro, la domanda è attaccare con cigno di ferro oppure far sanguinare sto cane di merda. Ah, ma attacca solo dalla seconda posizione lì. Se almeno avanzasse con questo attacco. Se almeno avanzasse sarebbe molto interessante, ma così. Facciamo questo attacco. Mica fa più danni così senza combo che con la combo. Cristo e Dio. Fa più danno così che... Ah, va bene, dai. Morte ad occhi aperti. Vabbè, che ci vuoi fare? Ottimo. Domanda è... Difendiamo qualcuno? Difendiamo lei. Difendiamo lei che è molto stressata. Crescita inquietante. La domanda è avanzare o non avanzare. Facciamo sanguinare ancora lui. Ha resistito, maledetto bastardo. Più che altro ha danno potenziato, quindi assolutamente questi 50 di danni in più. Facciamo così, dai. Le due radici mi fanno paura più che altro. Cigno di ferro?
Sì, lo devo fare per forza. Devo fare per forza cenni di ferro là in fondo. Almeno si ritira un po'. Adesso Paracelso soltanto colpirà un'altra volta, rompendo le scatole. A master stroke. In maniera più che stupenda. È sempre stato tosto come personaggio il generale Dorbiente, solo che l'ho affrontato abbastanza volte che non mi fa più tanta paura. È suino, ma non mi fa più tanta così tanta paura. Difensore su di lei. Adesso vediamo, se fa crescita su Dismas potrebbe essere un problema. Ok, la fa su Boudica e su Dismas. Cigno di ferro, la domanda è... A small foundation of trust. Cigno di ferro per attaccare lui. Attacchiamo lui. Attacchiamo lui, utilizziamo cura dello stress su questi due. Ottimo. Cacchiarola. Ho sbagliato. Ho sbagliato di brutto. Avrei dovuto fare cigno di ferro. Avrei dovuto fare il proprio cigno di ferro. Ok, colpo tracciante. Avrei dovuto fare cigno di ferro perché ne ho tre intrappolati. Adesso se mi becca due saranno scelti a caso, ma se mi becca... Effettivamente utilizzerò tanto con Paracelsus il mio attacco, quindi... Non so, ma lei avrà problemi? Perché agisce per prima rispetto a Dismas per qualche motivo? Non chiedetemi perché lei agisce prima di... Ah, perché lui ha 3 di velocità? Per l'emblema? Ah, per l'emblema qua. Ok, facciamo così, dai. C'è qualcosa che si muove sotto il terreno. Ottimo. Ha resistito? No. Recessione. Avrei preferito... Recessione l'avrei preferita su di lei. Ok, su Dismas. Perfetto, Barristan tanto è ultimo da gira, non è la fine del mondo. Bomba incendiaria. Che cacchio. Sì, la devo utilizzare su coso. No. Bene così. Perché adesso lei fa cigno di ferro. Lei fa cigno di ferro. E dovrei liberare Barristano. Vero? Perché indietreggiato così tanto, mica? Proprio in culo se n'è andato. Zio, mi devi indietreggiare di due. Ah, ma perché lui non si muove. Lui è intrappolato, quindi non si può muovere, considerato inesistente. Ottimo. Sì, ma cigno di ferro lo devo fare per forza. Per favore, fammi Barristano. Che coglionata. Che coglionata. Ok, lei non può fare... Ah, cacchio, questo non lo può fare da lì. Oh, madonna mia, sono in grossi guai. Sono in grossi guai. Ah, sì, questo potrebbe essere un grosso problema, eh. Oh, madonna. Sono in grossi guai, in grossissimi guai. Ora, per favore, toglimelo da Boudica, dai. Non essere stupido. Boudica. Oh... Veramente ha fatto la cosa giusta. Il suolo si agita, non è la fine del mondo. Perché lei agisce per ultima? Ok, chiarola. Ok, chiarola. 15 di danni. È quasi morto, quasi morto. Va bene così. Va bene così. Utilizziamo su di... Allora non curiamo nessuno. Volete rompere i coglioni? Allora nessuno guarisce. Baciami il culo. Dai. Ma perché Dismas? Ma Cristo è Dio. Perché Dismas? Lui sì, il suolo si agita, mi fa molto paura, eh. Il suolo si agita, mi fa molta paura. Ok, ora non romperò più i coglioni. No, rompono i coglioni, e come? Vabbè, dai. Tanto Paracelsus sta sul cazzo a tutti, quindi... è solo una questione di scelta. Ma non Dismas! Madonna cara! Liberami, Barristano! Oh! Cristo santo, mi sembra di chi... non lo so. Devo chiederti un rene, mi sembra. Buon Dio. Vabbè, dai. Aspetto per guarire. Tanto morirà adesso, va in punto di morte. Farà la sua... Solo si agita. Ha schivato, che forza.
Pensavo sarebbe andato in punto di morte, alla grande. Adesso mi fai l'avanzata da stronzo. Sì, è pur sempre un boss, eh. Questa è la differenza rispetto al primo Darkest Dungeon, che sì, progredisci, ma la difficoltà rimane più elevata, ma i nemici rimangono gli stessi. È particolare da spiegare, ma la difficoltà aumenta nonostante siano gli stessi nemici, perché comunque in qualche modo è calibrato ogni atto a renderti la vita difficile a modo suo. E quindi, vedete, io comunque HP, lui mi pare che abbia più HP degli altri capitoli, però già gli effetti della fiamma o i vari debuff mi stanno inzoppando. Beh, ce l'abbiamo fatta, dai. Ce l'abbiamo fatta, più che altro lo scudo lo volevo, e come la testa, forse è il migliore perché ti dà solo il 75% del prezzo degli ornamenti, però non ti dà nessun debuff. A differenza di tutti gli altri, quello del fuoco mi piaceva. In realtà quello del fuoco mi piaceva perché col critici applicavo un bel po' di danno da fuoco. Non mi dispiaceva. Forse passerò di nuovo nella zona infuocata. Beh, ora c'è da decidere cosa dare a chi. Questo, se agisce per primo, ha problemi. Che cacchio però, eh. Metterei Barristano davanti. Barristano si prende lo scudo per forza, perché è sempre lì a difendere tutti. Beh, speriamo che non agisca per primo, anche se devo trovare un modo per far agire. Ah, c'è il tratto. Devo trovare un modo per far agire prima gli altri. Meno resistenza al veleno, più resistenza al fuoco. Ah, sì, diavolo a lui. Beh, però resistenza al fuoco, eh. Una cagata. Ok. Non so se dare il pomodoro marcio a lei. Le malattie ci sono, abilità sfondamento che non ho. Però dai. Quando il colpo va a segno, abilità sfondamento. Ah, però solo con l'abilità sfondamento l'emblema negativo arriva. Ok, qual è sfondamento già? Nessuno. Va bene. Andiamo. Ce la siamo cavata egregiamente. Contro Tanaferina. C'è uno che aveva paura delle fiere. Non mi ricordo chi. Delle fiere di città, intendo. Non mi ricordo chi fosse, ma c'era uno che aveva paura delle fiere. Forse era Dismas. Che aveva paura delle fiere. Affilate le tue lame. Solo così potremmo recidere quello che ci spetta. Ah, mia, sì, proprio una roba. È il caso di rischiare? Certo che è il caso di rischiare. Cristo santo, qualcun altro passerà di qua. Beh, questa è veramente una ansia statizia. Paracelsus. Ah, odio queste creature. E sono due combattimenti. Effettivamente, forse avrei dovuto ascoltare Paracelsus, eh. Forse avrei dovuto ascoltare Paracelsus. Facciamo sanguinare uno. Si mangiano vicende e diventano più forti sti schifosi. Bingo bango bongo. Fai avanzata. Ok, così almeno ha due scudi. Morsicatura. Bella schivata, complimenti. Bella schivata, complimenti. Sono orgoglioso di te. Questi sono resistenti, però non credo, perché comunque ho il morbo io. Ho la penetrazione al morbo. 7%, eh. 7%. 7%, zio. Ok, finché non avrò potenziato il l'antistress di Sorello, di Barristano, avremo sempre problemi con lo stress. Madonna. Beh, a recuperare HP finché possiamo. Perché mi devi sanguinare sempre, amico mio? Perché mi devi sanguinare sempre? Pratam. E là. Proviamo un po' di stress. Sì, allora. E sfortunatamente non ha nulla per avanzare di buono. Bravo, ragazzo. Bravo, Piccerid. E là. Doppia schivata epica. Aveva un'abilità che faceva avanti di uno. Dov'era? Era questa che fa schifo proprio. Però almeno si becca i danni di coso. Faccia a faccia. Avanti di uno, però si becca i danni di... Perché tanto è lui che para. In ogni caso, che se c'è provocazione, lui la difende. Quindi va benissimo.
facciamo così, va. Posso sparare a coso? Quanto ho di danni? 8? Me lo sentivo l'8, me lo sentivo proprio l'8. Dobbiamo difendere. Adesso curare o non curare? Questo è il problema. Non curare. Dobbiamo uccidere sto coso. Bravo, piacere. Ok. Perché sei debole? Che ti prende? Ma non... ha un debuff. Cosa che vi sta applicando debolezza, raga? Ah, marcescenza emica. Buon Dio, mi ero dimenticato completamente di sta minchiata. Quanta salute c'hai? 22. Teoricamente è la metà. Quindi, boh. Teoricamente è la metà di salute, quindi teoricamente Paracelsus dovrebbe curarlo. Alla grande. Alla grande. Dai, fratto, ma colpiscilo in faccia. E terminiamo sta buffonata. Ah, non mi dà neanche il tempo di organizzarmi. Maledizione. Qui ci starebbe proprio l'urlo di Barristano, eh. Non eliminare questi davanti. Ci starebbe proprio l'urlo di Barristano. L'urletto di Barristano. E tua sorella schiva, va. Ma tua sorella. Qual era già? Piromania. È brutta piromania, mi fa proprio schifo, onestamente. Posso dire, mi fa proprio schifo piromania. Perché mi toglie un turno per lanciare quella bottiglietta del cazzo quando posso fare abilità molto più forti con Paracelso. Ci sta magari su Barristano, roba del genere. Ma gli altri non spreco, a parer mio. Ok. Vediamo questo. Urlo. E la madonna. Li ha colpiti tutti, li ha colpiti. Ok, tu ti devi curare. Tu ti devi curare, zio bello. Non pensavo l'avrebbe colpito. Non pensavo l'avrebbe colpito. E faccia a faccia, va. Fai faccia a faccia e tu mi fai un bel difensore su di lei. Grande. Dai, che manca poco. Perché tu c'hai... che cazzo c'entri tu? Ma stai calma lì. Mica vuoi, perché sei stressata tu quando ho preso danni lui? Ma che cazzo vuoi? Stare imbecillita. Ma io non lo so. Ciao, vedi, questo è lo scudo. È stato lo scudo questo. Beh, bingo bango. Bingo bango. Non mi piace che indietreggi di 2. Non mi piace per niente che indietreggi di 2. Per niente. Credo che cambierò questa professione. Fa proprio schifo. Mi fa proprio schifo. Tanto era quello lo scopo. Toglierti schivata, piccola merda. Era proprio quello lo scopo. E su via, va. Ma vai via, va. Perché lui è primo? Mi spiegate perché lui agisce per primo? Non so. Uno maestria, ne valsa la pena. Consegnabile per un altro punto maestria. No, no, ne valsa la pena assolutamente. Ne valsa la pena. Poi vediamo se i rapporti negativi con Paracelsus. Ma per il mio ne è assolutamente valsa la pena. Postazione chirurgica, no. Questo mi danneggerà le ruote, questo mi danneggerà gli scudi. O il contrario, ma in ogni caso questo potrebbe essere un doppio danno delle ruote. Siamo quasi arrivati alla fine, tra l'altro, eh. Non lo so. Andrei sulla candela e mi ispira di più. Però danneggiarmi le ruote. Beh, andiamo verso la candela. Ah, un altro combattimento. Beh, non è un problema. Oddio mio, loro due si odiano proprio, eh. Sembra una battaglia semplice. Opportunisti. Parassiti della peggior razza. Giusto. Non mi piace che lei agisca per prima, cazzo. Non mi piace per niente. Non mi piace per niente che lei agisca per prima. Proprio per niente. Anzi no, mi piace che lei agisca per prima. Che sto dicendo? Mi piace proprio che agisca per prima, perché dà lo scudo a tutti. Ok. Uccidiamo il predone. Uccidiamo questi qua il più in fretta possibile anche. Tanto lui schiva. Non ha schivato. Ottimo. Meglio così. Bingo bango. Ok, adesso forse ci baccheremo la rabbia, ma se mi attaccano di smasigno è meglio.
Ok, questo è fastidioso, infatti, questo bastardo. Bella schivata, zia. Bella schivata, togliamo gli schivata a tutti. Schivata contrattacco, poi colpiamo lui. Tu mi fai un altro avvelenamento su quello in fondo che si sta un po' troppo divertendo. Puoi curarla? No. E un altro avvelenamento su quello in fondo che si sta divertendo fin troppo. E... ah, da fuoco per piromania. Quando il colpo va a segno, il 5% che prende a fuoco il nemico. Ecco perché vanno a fuoco. Aha. Aha. Ho capito. Allora, curiamoci un po' di stress. Certamente la sorellina è un po' troppo stressata. Sì, ma cambierò. Cambierò perché non mi piace. Non mi piace il colpo a distanza. Magari con Raffica e con le altre abilità ci sta, ma così ora come ora non mi convince. Facciamo avvicinare a sto maledetto. Ok. Ma sai che presto non avrai più nessuno da difendere, vero? Te lo dico, amico mio. Te lo dico perché ci tengo a te. Rimuove. Ottimo. Cerchiamo di eliminarlo con un solo colpo. Non era un solo colpo. Non era affatto un solo colpo. Relief comes rarely in these times. Savor it. Non beccarti la rabbia. Ok. Fermezza. Maledetto. Mulidetto. Ciao, bello. Finita, cagnolone. Cioè, puoi metterla come vuoi, ma è finita. Mi dispiace, bello. Generalmente mi sento male ad attaccare gli animali, ma su Darkest Dungeon proprio... zero, proprio. Non sento il minimo senso di colpa. Generalmente mi sento proprio male ad uccidere un cane, specialmente nei videogiochi. Su Darkest Dungeon proprio non mi sento per niente in colpa. Oh, santuario dell'eroe, ne valsa la pena come. Mi danneggio le ruote, ma tanto me le riparo con i ninnoli. Non è la fine del mondo, ma ne valeva proprio la pena. Perché? Vorrei migliorare sicuramente Dismas, ma lei ha bisogno di un'abilità. Ero troppo giovane, troppo esuberante, troppo sicura di me. Vediamo la storia di Boudica. Vigilia della gloria. Chapter 1. The Eve of Glory. Che ha combinato in gioventù la signorina? Combattimento? Sì, mi sa di sì. Ah no. Era molto giovane per unirsi alla tribù dei guerrieri, ma chiunque avesse provato a mettere in dubbio la sua prontezza veniva accolto con pugni serrati e violenta indignazione. Dopo aver ricoperto di sangue l'ultimo dei suoi detrattori, la questione poteva dirsi risolta. Alla vigilia della battaglia, si unì ai membri del clan per un chiassoso festeggiamento. Il suo boccale traboccava di esaltazione, e così come il suo spirito. Ok. Ah, quanto era giovane qua. Ok, questa è un'abilità che mi convince. Oh, più che altro sto affanno dura tutta la battaglia. Ma che cazzo? Perché tutte le abilità ci hanno affanno? Ma che tristezza. Tutte le abilità che hanno affanno, ma scusami, eh. Ma è colpa di coso? Il sanguamento, ah, mi sa di sì. Strazio strillante. E non lo so, credo sia questo che mi dà affanno. Perché è terribile affanno, è terribile avere meno danno. Cioè non è neanche per un turno. 33% di danni in meno, velocità ridotta di 3 per emblema affanno. Cioè si accumula e tu avrai 33% di danni e velocità in meno per tutta la battaglia. Terribile. Terribilissimo. Non mi convince. Ma madonna mia, Paracelsus, veramente. Oggi c'è proprio, cos'è? Giorno del mese, Cristo e Dio. Terribile. Oh, alla buon'ora. Vivi, ama e ridi. Veramente, vivi, ama e... oh, madonna. Beh, speriamo sia semplice. Speriamo sia semplice. Oh. Beh, non sono potenziati, è già qualcosa. È già qualcosa. Tranquillo, pupetto, adesso arrivo da te. Vorrei, farei cigno di ferro, ma non posso. Quindi mi sa che è meglio. Sì, affanno è terribile, raga. Perché mai il ruggito barbarico mi dà affanno? No, aspetta. Sì, danno in meno, non ha senso. Boh. Boh. Vabbè. Tanto la manco, credo, eh. Immaginavo. Immaginavo ma andava fatto.
Immaginavo ma andava fatto, mi dispiace. E così lo posso appestare per bene. E poi direi difesa su di lui. Ok. Cappella del diniego, che cazzo è? Torno extra 50% delle volte. Dove siamo, fratello mio? Dove cazzo credi di essere? Uno di danno? Mi manca coso. Il mio re lebroso, Balduino, mi manca proprio. Mi manca proprio Balduino. Sarò onesto. A simple kindness. Mi manca proprio Balduino. Ok, farà un critico. Fammi un bel cigno di ferro. Vediamo questo che evitiamo di che agisca un po' troppe volte, va? Vediamo che agisca un po' troppe volte. Beh, 8 di danno. Non è quel granché. Intreccio di carne. 10 per 3 turni. Va bene. Penso che ne sia valsa la pena. Maledetto sto cherubino del cazzo. Maledetto. Un odio tremendo per sto coso. Ok, lei c'ha ancora scudo, ma credo che lo possiamo levare con fermezza. Leviamole lo scudo, così poi con Boudica le tiriamo una bella scelta sul cranio. Vabbè, una bella scelta sul cranio. Più bella avrei preferito, ma diciamo che possiamo accontentarci. Che rubino di merda, che odio. Lui è il suo terrore. Ok, ora rimangono solo loro due. Rimangono solo loro due, ma non sono un grande problema. Lui va curato. Ah! Ma tu perché vuoi essere difesa? Ma sai, c'è la salute al massimo, che minchia rompi. Minchia rompi. Ok, questa morirà al prossimo turno. Sono sicuro, solo per un altro turno. Niente più scudo, mi piace. Cecità e danni in meno, quindi non è proprio un granché, eh. Non rompere la mic. Maledetto. Ottimo. Ora sicura di 10, credo. Strazio strillante. Ma no, ma mi piace Buddy, che le sue abilità colpiscono proprio i bersagli più più cagosi. Più cagosi di tutti. Ok, fai un po' di pestilenza. Tanto ora si cura tutti gli HP che le abbiamo tolto, ma non è la fine del mondo. Excellent work. Brutale. Sì, però Dismasigno lo dobbiamo rilavorare, eh. Dobbiamo rilavorare. Rilavorare come? Tirato Rosciato mi fa proprio schifo. Mi fa proprio schifo. Quanti danni ha tra l'altro grazie a tiratore scelto? 10-13, non è neanche cambiato, solo arretramento di 2. Il nemico va indietro di 2. Infatti, ecco qua. Ottimo! Ci sta, ci sta. La fiamma non è che mi servisse però. Apprezzo lo stesso. 66% di resistenza al sanguinamento. So già a chi darlo. C'è un personaggio che mi sanguina sempre. E so già a chi darlo. Vieni qua, bellissimo. Eccoti qua. Beh, resistenza all'avvelenamento. Lo possiamo dare a te, dai. Lo possiamo dare a te. Questo è esaurimento fiamma di viaggio del 33%. Ottimo. Beh, ormai è finita, no? Non c'è niente. Non c'è niente, anche questa è andata. Non è stata difficile. È stata da sudare, sì, ma sarà anche che conoscevo bene il boss, qualcosa, non lo so. Ma è difficile non dire che sia stato difficile. Mi sono divertito questo capitolo. Mi sono divertito, abbiamo un bel po' di roba da montare nel mio bellissimo furgoncino di legno.